Venerdì 18 novembre al Teatro Silvia Coassolo di Cantalupa in provincia di Torino ha avuto luogo la tavola rotonda dal titolo Alimentiamo lo sport, un'iniziativa del Consorzio Turismo Pinerolese che ha visto riunite le eccellenze sportive del territorio, dalla capitana di Union Volley Valentina Zago a Simone Gonin del curling, i ciclisti Umberto Marengo e Jacopo Mosca, il capitano della Valpellice Bulldogs Filippo Salvai e molti altri in dialogo con la nutrizionista Gigliola Braga. Un'occasione per discutere di alimentazione sportiva e non solo in un incontro aperto al pubblico che ha visto tra i presenti gli studenti di alcune classi della scuola media di Frossasco che hanno partecipato molto attivamente rivolgendo domande sia agli atleti che alla nutrizionista. Al termine dell'incontro abbiamo rivolto alcune domande agli organizzatori attraverso le voci di Paolo Dora e Rossana Turina del Consorzio Turismo Pinerolese. Abbiamo voluto far incontrare due espressioni del nostro territorio che è sicuramente l'alimentazione e lo sport. L'alimentazione è ovviamente legata allo sport professionistico e sicuramente particolare per come è particolare lo sport nella sua specifica, però è vero anche che c'è anche gente che fa sport a livello dilettantistico e quindi può anche adoperare i territori del nostro territorio, quindi l'alimentazione nello sport per un territorio vincente era proprio letto in queste due situazioni, una situazione strettamente legata all'alimentazione e al mondo sportivo professionistico. È vero anche che però c'è anche l'alimentazione del nostro territorio che è ricco di prodotti di qualità, quindi un turismo sportivo più soft e quindi una ricaduta poi sul nostro territorio che diventa un territorio vincente se riesce a portare sul suo territorio proprio del turismo sportivo che quindi darà una ricaduta economica ovviamente anche in termini di posti di lavoro. Ed è questo l'obiettivo che ha il Consorzio Turistico del Pinerolese Valli, di sviluppare il turismo per dare una ricaduta anche a livello economico sul nostro territorio. Ci ha fatto un immenso piacere la partecipazione, l'attenzione, perché comunque tutti erano molto attenti, anche i ragazzi, si dice spesso che i ragazzi delle scuole siano indisciplinati, invece devo dire che abbiamo avuto davvero ragazzi molto attenti e curiosi, con un sacco di domande nei confronti, soprattutto ci sta, degli atleti presenti, che erano tantissimi, come si diceva, le eccellenze del nostro territorio. Sappiamo di averne ancora tanti altri in giro, diciamo così, per il mondo, perché non hanno potuto essere tutti presenti, ed è davvero un senso di grande orgoglio avere così tanti giovani che si dedicano allo sport a livello agonistico, ma stamattina hanno dato grandi messaggi proprio per il territorio, quindi non soltanto sport agonistico ma sport per tenere sana la mente, per tenere sano il corpo, insomma, come già dicevano i greci. La nutrizionista Gigliola Braga ha sottolineato la partecipazione attiva del pubblico e ci ha spiegato alcuni dei temi della mattinata. Beh, questa mattinata, appunto, come diceva lei, è stato molto interessante perché ha avuto innanzitutto un'affluenza e una partecipazione molto alta, ma questo non basta, c'era proprio il vero e grande interesse per i temi che sono stati trattati, anche da ragazzi molto giovani che in genere possono sembrare sfuggenti, no, a certe informazioni. Si è ribadito di nuovo che adesso c'è una nuova alimentazione per gli atleti, che è nuova relativamente, perché in realtà dagli atleti è cominciata a essere messa in atto circa una ventina d'anni fa. Hanno cominciato, diciamo, gli atleti che si conoscono di più e poi via via anche gli altri, e vedo che anche nel Pinerolese degli atleti hanno mantenuto per certi versi alcuni delle vecchie abitudini, ma hanno già introdotto anche queste nuove abitudini, per cui questo andrà tutto a vantaggio delle loro performance. Tra gli sportivi presenti anche due rappresentanti degli Insuperabili, progetto sportivo rivolto ai ragazzi con disabilità, che hanno avuto modo durante la mattinata di spiegare questa bella realtà. Sicuramente ci possiamo confermare che ci portiamo dietro quello che ci accomuna con gli atleti che abbiamo avuto modo di ascoltare, quindi la determinazione di perseguire degli obiettivi.
per nostro obiettivo principale è quello di promuovere un cambiamento, promuovere un'inclusione, quindi la determinazione è questo, il punto che ci accomuna di più agli altri atleti della mattinata. Diciamo che forse non vediamo ostacoli, semmai vediamo un po' delle sfide che cogliamo come opportunità, quindi siamo abbastanza determinati anche in questo ambito.